Ogni giorno negli ospedali vengono prodotte decine di migliaia di immagini per diagnosi e studi clinici, quali raggi X, tomografie computerizzate, risonanze magnetiche, PET, angiografie. Ad ogni immagine vengono associati metadati in forma di etichette, quali l'anagrafica del paziente, il protocollo clinico, la parte anatomica interessata e la strumentazione utilizzata. I metadati tuttavia possono essere incompleti o errati. Ad esempio, un esame riferito all'addome può contenere immagini di torace o addirittura di corpo intero. La ricerca e classificazione delle immagini è una fase critica. Quando l'informazione fornita dai metadati è carente, la ricerca può risultare lunga ed imprecisa. Processando le immagini e applicando tecniche di machine learning, è stato elaborato un nuovo approccio di classificazione. Per ciascuna immagine, il sistema individua la posizione dell'area anatomica in esame, su cui vengono effettuate una serie di misure complesse. Nuove informazioni vengono così aggiunte ai metadati per future ricerche. Quando l'informazione è stata archiviata, un algoritmo valuta i risultati dell'elaborazione e classifica l'immagine associandola alla corretta regione anatomica. I tempi di ricerca e selezione delle immagini si sono ridotti del 90%, con un errore di classificazione del 10%. Così gli analisti si possono concentrare da subito solo sullo studio dei parametri clinici di ricerca.